Ciao a tutti, nel video di oggi vi faccio vedere una 500L Urban con una trazione molto superiore a quella di serie. Adesso andrò a descrivervela nel dettaglio. La vettura è un 1495 cavalli Euro 6, vettura guidabile anche da neopatentato, cosa molto importante. Fendinebbia, cerchio lega 16 pollici bicolore, abbiamo già i profili in tinta e lo specchio in tinta con la macchina, un bellissimo grigio moda, colore molto interessante. Ecco, dimenticavo, l'accendo così vi faccio vedere anche il dettaglio dei LED da città anteriori. Macchina, abbiamo l'interno misto e coppelle stoffa, ok, con i disegni a rombi e l'effigie 500 stampata all'interno. 4 vetri elettrici, specchi regolabili elettricamente, vettura già con display a colori. Allora, intanto accendiamo il quadro. Come potete vedere ha percorso 4 km, chilometri zero, non fateci caso a spie varie, è semplicemente che la macchina è spenta, vedete che poi vanno via. Adesso lascio spinta che siamo a chiuso e non ho voglia di respirare tutti i gas di scarico. Allora, viva voce, Bluetooth con comandi al volante, comandi anche del computer di bordo sempre sul volante, e cruise control, anche quello gestibile sempre dal volante. Poi abbiamo la radio, è già quella con lo schermo a 7 pollici e rotti, con lo schermo più grande, con anche il CarPlay, che vado a farvi vedere un secondo, fate pazienza, ma dovendo fare le cose con una mano sola non è semplicissimo. Allora, beh, qua abbiamo Bluetooth, Uconnet, radio DAB, quindi già radio digitale e tutte le varie funzioni. Però quello che secondo me è un po' più interessante è questo qua, che adesso vado a farvi vedere, un secondo di pazienza, intanto che lo facciamo andare, intanto che carica. Ah, ecco, c'ho il telefono che è bloccato lo schermo, ok. Eccolo qua, Apple CarPlay, in questo caso è Apple ma c'è anche la funzione Android. Quindi cosa succede? Possiamo usare tutte le funzioni delle app del telefono, comunque quelle che hanno questo abbinamento, direttamente da qua. Questo cosa vuol dire? Posso navigare direttamente col mio navigatore di Waze piuttosto di Google Maps, in base a quello che preferisco o quello con cui mi trovo meglio. Adesso siamo al chiuso, quindi fatica a prendere il segnale. Abbiamo anche Spotify, quindi anche quello utilizzabile da qua, ok, basta farlo partire e parte tutta la musica, eccetera eccetera eccetera. E poi abbiamo tutte le varie impostazioni dell'auto che possiamo regolare da qua, quindi la lingua, unità di misura, blocco porte, lo spegnimento, il telefono. Poi il servosterzo, quello dual, perciò più morbido, regolazione dei fari, fendinebbia anche anteriori, chiusura centralizzata, climatizzatore manuale, antipatinamento, controllo trazione. Poi dietro al volante abbiamo i comandi radio. Ops. Vado a farvi vedere il resto delle cose. Poi i sedili ve li faccio vedere meglio dall'altra parte, che c'è un po' più di luce. Sensori di parcheggio posteriori, visibili anche sul display, doppio vano di carico che consente di avere diverse regolazioni di spazio, quindi possiamo averlo qua, metterlo a metà e avere un piano dritto, ok, oppure buttarlo giù tutto e andare giù in piano. Ruota di scorta. Poi vi invito ad andare a vedere comunque la scheda tecnica sul nostro sito autosonebrusadelli.it, dove l'auto è visibile molto meglio. Vi faccio vedere una schermata di qua. Sistema dei sedili, allora vi faccio vedere ancora i sedili, che faccio notare sono molto più belli di quelli di serie, con anche il bracciolino e il porta lattine anche nel bracciolo centrale, presa USB anche posteriore supplementare, ok. Tavolini, quindi non è una normalissima Urban ma è una Urban accessoriatissima questa. Poi basta tirare questa leva e come per magia i sedili si alzano, fattibile anche su quello della parte della guida. Regolazione elettrica del lombare,
Insomma, un chilometro zero di aprile 2019 a un prezzo di un modello base, super accessoriata, in pronta consegna, connettività al 100%, sensori e tutto il resto. Per qualsiasi dettaglio, autosalonebrasadelli.it. Per fissare un test drive o altre informazioni, vi aspettiamo, non esitate a contattarci. Grazie dell'attenzione e a presto.